Romagna a rischio riciclaggio. Nel 2014 sei province della regione sono risultate tra le prime 50 province italiane in fatto di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio in rapporto alla popolazione residente e la Romagna occupa 3 posti di rilievo nella graduatoria. Rimini in particolare, 25esima, con 131 casi segnalati, registra un calo del 13,6%. È ciò che emerge dall'analisi elaborata dall'Osservatorio regionale dei bancari della CISL sui dati dell'Ufficio Informazione Finanziaria di Banca d'Italia e Istat. Preoccupante l'incremento in provincia di Forlì-Cesena, 17esima, con 139 segnalazioni ogni 100.000 abitanti, un aumento del 42,6% rispetto all'anno precedente. Mette la freccia anche Ravenna, 40esima, con 112 segnalazioni e un aumento del 34,7% in rapporto al 2013. La media regionale è di 107, con un calo del 3,8%. Nel 2014 a Rimini le segnalazioni di operazioni sospette sono state 439, tutte le altre province, tranne Ferrara e Piacenza, ne hanno avute di più. Dati che per Marco Amadori, segretario generale dei bancari della CISL Emilia-Romagna, confermano pienamente quanto emerso sia dall'indagine Emilia, di cui si aprirà a breve la fase processuale, sia dal recente rapporto sulle mafie redatto da Libera in collaborazione con la Regione. Mafie che tentano di riciclare i proventi illeciti nelle economie sane e più promettenti del paese, dice Amadori, spesso sostituendosi al canale bancario nei finanziamenti all'impresa e causando così un grave scompenso nel tessuto economico e sociale che non di rado sfocia nella piaga del lavoro nero e irregolare. Una fase delicata nella quale per il segretario generale dei bancari della CISL Emilia-Romagna un plauso va rivolto ai dipendenti di banca per il loro impegno civile e per la puntualità e la precisione con cui applicano la normativa, visto che il 95% delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio è inviato esclusivamente da loro e solo il 5% dai professionisti come notai, commercialisti e operatori non finanziari.